Ciao ragazzi, bentornati a Cristianissimo a Italia con il San Massimo 21 Round 2. Eh sì ragazzi, non so se avete saputo, parlando con quelli del Piemonte come me, che lunedì diventiamo la zona rossa, perciò io mi sono fiondato per l'ultima volta da Tiger e qualche novità trovata. Perciò adesso vi faccio l'haul di questo ultimo Aoi Tiger, di questo ultimo shopping prima della zona rossa. Tra l'altro ragazzi, noterete già che ho fatto quella parete là blu scuro, che ne sono fierissimo e la adoro. Infatti presto vi farò il tour della stanza completa e il tour della postazione gaming, che sarà quasi finita. Comunque adesso passiamo all'Aoi Tiger. Il mio solito mini sacchettino, perché ormai chissà quando sarà che poi vogliamo fare shopping grandi a Tiger. Comunque, devo dire che sono contento con quello che ho trovato. Prima cosa ragazzi, ho preso a 3 euro questa bellissima palette di colori di acquarelli. Adesso la apriamo insieme ragazzi. Ragazzi, l'ho presa perché costava 3 euro, anche perché mi ispirava. Mi ispirava tantissimo questa palette di acquarelli. Perché appunto è una novità, mi spiace tantissimo. Visto che io la palette di acquarelli ce l'ho, però è anche un po' usata. Questa qui con la scatolina in metallo sembra molto molto carina. Secondo me vale anche la pena. Adesso la apriamo. La scatola con scritto Colors è bellissima. Con il solito oggetto di Tiger, adesso la apriamo. Ragazzi, ma che meraviglia è! Ragazzi, questa ve la straconsiglio. È anche provvista del suo pennello, quindi devo usare i miei. Poi anche lo scolatore per l'acqua. E poi ha tutti i colori. Ve la straconsiglio, ragazzi, perché è stupenda. La voglio provare assolutamente in un video insieme a voi perché è veramente, veramente bella. Ha le rose giuste di acquarelli, ha il pennello privato, ha il portacqua, ha tutto, veramente. È bellissima, sono molto contento di questo acquisto e la userò tantissimo. Poi ragazzi, il packaging fa davvero meritare che come se fosse una palette di acquarelli professionale da 50 euro, ma invece è una palette di acquarelli da 3 euro, però veramente ragazzi, vale la pena perché secondo me è un acquisto favoloso che voglio assolutamente provare insieme a voi. Questa è una cosa che ho preso. Poi ragazzi, ho preso molto molto carina tra le file, magari ci facciamo un po' di tennis in questa zona rossa, che tra l'altro ragazzi è un sacco che faccio più con le tepe, ma non sono più ispirato, ma adesso mi sto trovando un'ispirazione e mi sembra un po' di venire voglia. Ho trovato a 2 euro questi due nastrini, che tra l'altro mi piacciono tantissimo. Vedete che hanno anche il packaging della collezione, c'è il giallo con i fiorellini piccolini e margherite, e invece il verde con il classico pack un po' i fiori misti, la margherita, i fiori d'aliso, eccetera. E mi sono contato ragazzi, è una novità, e tra l'altro è anche molto molto bella, sono davvero molto carini, mi piace molto il packaging che hanno, poi sono in stoffa, si possono mettere dappertutto, non so, magari per fare qualche volta, oppure per incorniciare una foto, ma cosa fare proprio per incorniciare la foto. È solamente bellissima, ragazzi. Mi ispiriamo per 2 euro. Sono molto, molto utili. Anche perché in famiglia mia li usiamo in aste, se non per fare te, ma anche per fare i regali. Perciò è un acquisto molto utile da avere sempre in casa. 2 euro, super spesi. Perché, tra l'altro, veramente, ragazzi, il packaging di questi in aste merita tutti i soldi che ho speso. E infatti, sono anche di buona qualità. Fantastici, li adoro. 2 euro. Ragazzi, ho preso. Questo articolo c'era anche a marzo l'anno scorso, ma non so come in nessun Tiger sono riuscito a trovarlo. Invece stavolta nel Tiger di Torino Corso Vittorio sono riuscito a trovarlo. Purtroppo però ho trovato solo la versione verde, ma poi penso che arriverà anche la blu, però è meglio che niente. A 1 euro ho preso questa meraviglia. Cosa si tratta? Post-it! Sì ragazzi, che felicità! Almeno Tiger ha fatto dei post-it nuovi.
Ragazzi, sono una meraviglia. Ma davvero una meraviglia, con questi fiorellini piccolissimi e poi il post-it grande senza niente dietro. Sono fantastici, li aggiungerò immediatamente agli accolzioni di post-it perché sono davvero veramente bellissimi, bellissimi, bellissimi. Super primaverile, con i colori del prato. Veramente, se fate la collezione di post-it dovete prendere gli strumenti perché sono veramente fantastici. Belli, belli, belli. Non da usare, ma da tenere la collezione, sì. Magari ci facciamo anche qualche parete insieme ai primaverili, oppure mettiamo nello scrap, oppure decoriamo la nostra agenda con questi bellissimi post-it con i fiorellini. Super contento, super belli. Pensate, ragazzi, nel Tiger che ho scritto a Torino, questo post-it era l'unico che c'era nel negozio ed era sfuso dentro lo scompartimento dove tengo le gommine. Perciò io l'ho visto, me lo sono acciuffato all'istante per evitare che nessuno lo prendesse. E infatti adesso è mio. Sono super contento, ragazzi. Sono contentissimo, li adoro. Un acquisto veramente da fare. Se fate la collezione dei post-it, se fate lo scrap, oppure se fate l'agenda, perché sono veramente, veramente bellissimi. Un euro, super ben speso. E infine, ragazzi, sono troppo contento, anche perché Tiger ha fatto i post-it. Non ha fatto solo questi quest'anno marzo, ma ha fatto anche, per un euro, Fresh One, queste meraviglie. Queste meraviglie. Queste meraviglie, ragazzi. Sono stupendi. Un euro, ma non so. Non so se c'è niente di più primaverile di questo. Non ne avevo mai visti finora dei post-it così, specialmente di questa misura qua, la Tiger, ma con i fiorellini così tutti colorati, mai visti prima d'ora. Io non li userò in nessuna ragione. Al massimo ne userò uno all'anno, perché sono un gioiellino della natura. Infatti, perciò non penso per niente che lo utilizzerò. Sono stupendi, ragazzi, li adoro. Adesso li apriamo insieme e ve li faccio vedere. Anche questi qua erano gli ultimi pezzi, infatti mi sono abbonate. Se li volete anche voi, e se non siete in zona rossa, fate in fretta perché vanno via come l'olio. Scivolano via come l'olio. Sono fantastici. Guardate che meraviglia. Ragazzi, sono troppo contento. Bravo Tiger, bravissimo Tiger. Mi hai reso di nuovo felice, come se avessi potuto comprare tantissima roba. Ma come post-it, se volete fare un regalo a me, ragazzi, fatemi i post-it, perché veramente li adoro. Di tutti i tipi. Sono troppo, troppo contento. Due novità super, super approvate, da prendere assolutamente per chi fa collezione di post-it, ma anche per gli studenti, perché sono utilissimi per segnare i giorni del diario, oppure per segnare i giorni dell'agenda. Li consiglio tantissimo, un euro, super ben spesi. Li aggiungerò immediatamente alla mia collezione di post-it, che presto arriverà un aggiornamento, perché adesso ormai i miei post-it tutti aggiornati e riposti un po' nel Billy, un po' nel Kallax e un po' nel McCascadis. Perciò presto arriverà l'aggiornamento anche ai post-it. Entra, ragazzi, sono super contento di questo shopping. Tiger mi ha reso di nuovo tanto felice, proprio come una volta. Perciò sono super contento. Adesso li mettiamo nella nuova bellissima confezione. E così sono preservati da eventuali agenti patogeni esterni. Perché ci tengo moltissimo a tenere i post-it chiusi. Così almeno non si rovinano e durano per l'eternità. Comunque, ragazzi, sono super extra contento. Perché, appunto, Tiger mi ha reso una felice. E ragazzi, io sono super contento di questo shopping, ma proprio super contento, anche se sono poche cose, ma devo dire che ho avuto 6 euro, uno dei migliori 6 euro spesi in questo nuovo Tiger, perché sono veramente soddisfatto di tutto quello che ho comprato, ma di tutto, non c'è cosa che io vi sconsigli. Ma la cosa che vi consiglio di più in assoluto, loro. Assolutamente loro. E ovviamente anche questo, perché sono utilissimi. E ragazzi, che dire di questo Aoi Tiger, perché non è più un mini Aoi, è solo perché non è più un mini, ma è un vero e proprio Aoi stavolta. Questo Aoi Tiger collezione marzo 2021 round 2 finisce qua. Vi avverto già che sarà l'ultimo Aoi Tiger prima della zona rossa. E io spero di cuore che Tiger mi riallegrino con queste piccole novità e faccio uscire anche altre cose, magari non di questa collezione, ma nelle prossime collezioni che verranno. Che tanto so che saranno le solite, ma spero che aggiungano qualcosa, magari anche dei post-it belli come questi.
Comunque, ragazzi, sono troppo contento di questo shopping. E niente, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se siete stati da Tiger, in che zona siete, se diventate zona rossa come me, se siete più invece come me, se diventate zona rossa come me. Oppure anche Tiger andate, tutto quanto i commenti, se vi piacciono gli articoli, tutto quanto i commenti, e niente. Se vi piace questo video, mettete like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video, bella raga!